ho sempre sperato di poter portare con noi imprenditori, grandi manager, grandi professionisti delle università. Imprenditori, ho guardato proprio ieri sera la lista degli imprenditori con cui avevo avuto rapporti, invitandoli a pranzo a casa mia, a colazione o a cena. Avevo spiegato la situazione dell'Italia, avevo spiegato il ruolo che potevano avere dentro un movimento politico come il nostro, se ne erano tutti andati via molto convinti. Tutti, nessuno escluso, mi hanno telefonato un giorno, due giorni, tre giorni dopo, dicendomi: Presidente, mi vergogno, mi scusi rispetto a quello che le avevo detto ieri l'altra sera, ma sono tornato a casa, ho parlato con i miei soci, ho parlato con i miei manager, ho parlato con la mia famiglia e mi hanno detto praticamente tutti la stessa cosa: ma sei matto, ma vuoi che facciano anche a te quello che hanno fatto a Berlusconi? Quando hanno detto questo sapevano, perché gliel'avevo detto io, che negli ultimi, da quando sono sceso in campo, ho avuto 88 processi, devo lavorare con 105 tra avvocati e consulenti, ogni sabato pomeriggio e ogni domenica pomeriggio devo dedicare 3, 4, 5 ore a qualcuno dei miei avvocati per preparare le udienze della settimana dopo, e che queste udienze all'altro ieri sono arrivate a 3.671. 3.671 udienze in poco più di 25 anni. Lei va a lavorare anche a magistrati, cancellieri? Purtroppo i magistrati lavorano su cose che sono inventate e li paghiamo tutti noi. La cosa brutta è che io pago gli avvocati, io amo gli avvocati, perché ho 80 processi, finora ne ho ancora un bel po', mi hanno fatto condannare una volta sola perché c'era un collegio. Sappiamo com'è andata. Volevo chiudere. Però avere speso più di un miliardo di euro in spese processuali e avvocati è tanta roba. Non le faranno. Possono tutti parlare male di me e considerarmi male, ma avrei conosciuto molti altri modi per spendere meglio questi soldi.